caso Morgan, Castoldi dopo la denuncia pubblica della ex Angelica Schiatti è finito nell'occhio del ciclone, Corona attacca la Lucarelli. Morgan nella bufera. La denuncia pubblica di Angelica Schiatti, ex del cantautore vittima di stalking e revenge porn, finisce nella bufera. La donna ammette di aver avuto difficoltà a diffondere la propria versione dei fatti perché quando ha denunciato gli attacchi di quest'uomo alle autorità non venne creduta. Anche a causa della dimensione pubblica dell'artista. Un processo a suo carico fermo da 4 anni, racconta la Schiatti, da questo antefatto si scatenano altre conseguenze piuttosto importanti. Seguono infatti per la donna 1460 giorni di inferno che decide di raccontare sulle pagine dei giornali. Motivo per cui interviene anche Calcutta che, in qualità di attuale fidanzato della Schiatti, racconta quello che ha vissuto a causa delle continue insistenze di Morgan. Caso Morgan, selvaggia Lucarelli nel mirino di Corona. Per dare un segnale forte, il cantautore abbandona Warner Bros. Italy e la nota azienda discografica, allora, per non perdere il cantante che ha deciso di lasciare perché non erano stati presi provvedimenti contro Morgan, sotto contratto con il roster, allontana Castoldi rescindendo il contratto e mettendo all'opera gli avvocati. Selvaggia Lucarelli, celebre autrice e firma del Fatto Quotidiano, a questo punto tesse le lodi di Edoardo Derme. Il primo che si è scagliato contro chi decide, ha scritto la penna di FQ, e l'articolo ha ottenuto in poco tempo migliaia di letture. Morgan ha reagito, vi piacciono i mostri, se il mostro fossi davvero io vi piacerei, ma gli angeli non piacciono abbastanza. La foto dal passato. La vera stoccata, tuttavia, arriva da Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi. Attraverso il suo sito di informazione Dillinger News, attacca la giornalista e difende Morgan, selvaggia Lucarelli è la tigre del materasso, attacca a Morgan ma c'è stato un tempo in cui se lo baciava. Scritto supporto da una vecchia foto che ritrae i due mentre si baciano appassionatamente. È noto che Castoldi e selvaggia Lucarelli abbiano avuto una frequentazione per un periodo. Questa certezza viene usata come grimaldello mediatico per penetrare ulteriormente in una vicenda dalle molteplici sfaccettature. I fan di Corona sono divisi dalla scelta del reporter, ma la diatriba non si ferma, una cornice, per restare in tema di foto, dai contorni sempre più ampi.